volevo concludere con lei il ragionamento sul maialinum. Non so come lei oggi ha detto, chiamatelo Italicum Expositum, stronzellum addirittura, ma quando lo si legge si capisce che appartiene alla specie dei suini e quindi del maiale. Stiamo parlando della nuova legge elettorale rispetto alla quale Renzi oggi ha detto il coraggio paga, ma lei però è il padre del porcellum. No, cioè, se lei non avesse fatto quella porcata, tutto questo casino non sarebbe successo. Io ci ho messo la faccia rispetto alla porcata. Giù applaudire sull'ignoranza di non saper chi l'ha scritta. Risponda. Io ci ho messo la faccia rispetto a una legge e quella porcata l'ho definita. Io ho avuto il coraggio prima di usarla e quindi ho l'esperienza per poter dire quella che di questa oggi è uguale a quella. È identica al porcellino, ovvero gli elettori non scelgono l'eletto. Un partito del 20% può prendersi, e questo mi preoccupa, direttore Mieli, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera, probabilmente il Presidente del Senato, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM e le autority. Non è una deriva autoritaria questa qua? Insomma, riesce a Renzi quello che non è riuscito a Berlusconi. Renzi fa il re, solo che è un monarca non elettivo, perché l'unica cosa a cui l'hanno eletto è Presidente della provincia di Firenze e sindaco, dove se candidi anche questo, fra la sinistra e Verdini che lo aiuta, eleggono chiunque. Non l'ha votato nessuno e fa re.